Buonasera a tutti. Un attimino. Questo arriva leggermente in ritardo. Allora, io qui devo vedere le domande. Come si fa? Eccoci. Scorrivo. Buonasera Enrico. Buonasera Maria. Ora non faccio nome per nome perché siete già tanti. Come state? Tutti bene? È venuto freddo. Allora, stasera mi hanno chiesto di raccontare un po' cosa mi è successo. Da come è partita tutte queste cose che mi sono arrivate. Grazie. Prego, ciao. Ciao. Dunque, io tanto volevo ringraziare Enrico per la sua disponibilità, però volevo dire anche due parole. Prima di tutto Enrico, perché è sempre stata una persona molto gentile, Enrico Ballantini, e mi ha sempre incoraggiato a andare avanti a queste cose. E ringrazio anche tutto lo staff che mi ha rivoluto e mi fa piacere essere qui, anche perché mi avete sempre dato fiducia e io questa fiducia la ripongo con tanto affetto. E poi piano piano vi dirò altre cose, una cosa alla volta. Dunque, per chi non mi conosce, sono Valeria Biagio, ho Anta, non si dice l'età giusta, ma si dice Anta, e più di 40 anni fa, avevo 28 anni, ho avuto un intervento. Un autotrapianto osseo perché avevo una necrosi al seminonare della mano. Era una cosa un po' nuova, però non doveva essere una cosa grave. Solo mi hanno tolto un pezzettino di gomito e me l'hanno innestato nel polso perché avevo questo tumore. Però avevo paura perché ero giovane e avevo due bimbi piccolini, sicché avevo lavoro, sicché dovevo lasciare un po' tutto. Vado in questo ospedale che era specializzato in interventi ossei e mi hanno fatto la prima anestesia, me la volevano fare locale, ma non ha funzionato. Allora mi hanno fatto un'anestesia sottascellare e non ha funzionato. Alla fine hanno deciso di mettermi la mascherina per farmi la totale. Appena messa la mascherina, io mi sono sentita risucchiare. Mi sono sentita risucchiare e mi sono trovata in un attimo, mi sono vista proprio levare dal lettino operatorio e andare a sedermi sopra un mobile che c'era in questa sala operatoria. E sentivo che i medici urlavano: la perdiamo, la perdiamo. Nel frattempo si sono anche cominciati un po' a, no, a litigare, però a urlare, a discutere. E siccome a me non mi è mai piaciuto il litigio, e ho detto: no, non mi piace questa cosa.
Mi sono girata verso questo mobile, verso indietro, e ho visto che dietro questo mobile c'era una porta. Una porta con una maniglia strana che non avevo mai visto, una maniglia rotonda. Io ho aperto questa porta, mi sono trovata in un attimo in un buio, ma penso di aver fatto un passo o due e poi da lontano ho visto una luce molto forte, ma bella. E non so come ho fatto, ho cominciato a volare in un vortice. Sentivo proprio l'aria che mi entrava nella testa, nei capelli, ma era una sensazione bellissima, come quando si vedono i cartoni animati che volano, no? E a me mi sentivo uguale. E vedevo questa luce sempre più vicina, ma era una luce forte, bella, però che la potevo guardare, non c'era problemi a guardare questa luce forte, come si può, quando si guarda il sole non si può guardare perché a me mi bruciano gli occhi. E quando sono arrivata in cima, era come una specie un grosso tubo, ecco. E io scavalco questo tubo con una gamba, ero proprio a cavalcioni, faccio per scavalcare anche con l'altra gamba e qualcuno mi blocca. Dunque, io non ho visto né parenti né amici, nessuno, io non ho visto entità. Però sapevo che non ero sola perché lo sentivo. Sentivo questa pace, quest'amore e questo profumo. E questo profumo l'ho cercato per tanti anni e non l'ho mai trovato né dai fioristi né nelle profumerie, da nessuna parte. Per combinazione, a settembre mi è arrivato questo profumo dalla mia amica Terry di Torino. Mi ha mandato una saponetta al profumo di paradiso. Allora, una sensazione magnifica. Io ho sentito questo profumo da un pacco completamente sigillato e chiuso, però non riuscivo lì per lì a capire che profumo era, perché sapevo che l'avevo già sentito, però non mi ricordavo dove. Sono passati tanti anni, sono passati più di 40 anni. Al momento che ho aperto il pacco, subito l'ho riconosciuto. È una sensazione bellissima. Io con questa saponetta ce l'ho nel letto, perché la conservo perché, attenzione, perché non la voglio adoperare, perché è troppo bello da sentire. Cos'è successo? Ora ho perso tutto, non vi vedo più. Io vedo che sono in diretta, ma le domande ora è un po' pasticcio, vabbè. E io non volevo tornare, assolutamente. Sapevo cosa lasciavo, sapevo che lasciavo marito, i figli, sapevo cosa lasciavo, però non volevo tornare indietro. E invece non so chi, ma mi hanno tirato per un piede e mi hanno fatto tornare di qua. E questa sensazione mi è rimasta parecchio. Cioè, mi è dispiaciuto tornare, perché quando mi sono svegliata, che mi sono svegliata la mattina dopo, perché sono stata tante ore poi addormentata, perché poi si vede l'anestesia, ha fatto effetto tutto insieme, quando mi sono svegliata ero molto arrabbiata. E ho cominciato a parlare di dove ero stata, cosa avevo visto, e nessuno mi credeva. Nessuno mi credeva perché
Tanti anni fa di queste cose non se ne ragionava. Poi col tempo ho conosciuto una persona, una medium, era una persona molto in gamba, e gli ho raccontato queste cose e lei mi ha creduto subito. Mi ha creduto subito e mi ha fatto leggere dei libri. Dove io ho letto questi libri e mi sono ritrovata. Ho detto, allora ero sicura che non era un sogno, perché un sogno non può essere in quella maniera lì. E poi sono passati tantissimi anni, io me lo ricordo benissimo. Ho cominciato a frequentare questa signora perché mi dava dei consigli, perché mi aiutava a capire tante cose, perché mi spiegava tante cose che io non ne sapevo assolutamente niente di questo, del paranormale, di tutte queste cose. E questa signora, nel frattempo, purtroppo l'intervento non è riuscito, perché dopo pochissimi mesi, un paio di mesi neanche, la mano mi faceva molto male e andai a rifarmi vedere e purtroppo queste necrosi erano aumentate, erano diventate tre. E sicché avrei dovuto fare un intervento molto più importante, non lo facevano in Italia, dovevo andare all'estero. E dovevano togliermi un pezzettino di bacino per fare questi tre impianti. Io no, non lo volevo fare per troppe ragioni, per paura, perché a quel punto lì mi era entrata proprio la paura, perché ci volevano anche diversi soldi. Poi non sapevo la lingua, sarei dovuta andare sola, sarebbe stato un troppo un pasticcio. E questa signora una sera mi fa andare a casa sua e a un certo punto, perché fino a quel momento ci eravamo parlate così, ma non sapevo bene cosa faceva lei, io non avevo mai visto una medium, non sapevo cosa era. Questa signora mi fa sedere su un divano. A un certo punto lei chiude gli occhi e cambia totalmente. Mi parla con una voce da uomo. Era diventato un uomo. E mi parlava e si è presentato come un frate del Seicento, e mi ha detto se io avessi avuto fiducia in quello che mi diceva, io sarei guarita. Beh, io ho provato. Questo frate mi ha dato una ricetta semplicissima, senza medicine, senza niente. La cura del cavolo, io l'ho chiamata così perché effettivamente era una cura del cavolo, che non dovevo mangiarlo, ma dovevo solo fare dei bagni a intermittenza, prima con un tipo di cavolo, poi con un altro, poi con l'olio d'oliva, poi col grano saraceno. Insomma, era tutta una trafila che mi ci voleva un'oretta per farla, però nel giro di pochi giorni io ho cominciato a muovere la mano, perché nel frattempo la mano era diventata completamente nera e mi si era bloccata, mi si era fermata proprio, non riuscivo più a far niente con questa mano. E allora vado dal medico e gli dico che volevo fare un controllo perché io sentivo che ero guarita, me lo sentivo. E il medico mi disse assolutamente no, non si può perché e già le radiografie che facevano una volta
facevano male e disse assolutamente finché non ti decidi a operarti, no, non si fa più. Ma io ero troppo sicura di star bene, ero sicura di essere guarita. Allora sono anche un po' piccosa. Una mattina mi prendo un sasso e me lo picchio bene bene sulla mano. Ci faccio uscire anche il sangue. Ah, perché il dottore mi aveva detto: mi raccomando, non cadere, perché se caschi ti fai male, qui è un pasticcio grosso, è facile perdere la mano. Dissi: va bene. Io ero sicura. Sono andata all'ospedale con questa mano tutta sciupata e ho detto che ero caduta. Che c'era appunto il dottore che mi aveva operato e mi ha detto: mamma mia, ma cosa ha fatto? Ho detto: sono caduta. Ho detto: però mi fa male da morire. Ma non era vero. Mi hanno fatto le radiografie, prima una, poi un'altra, poi dice: venga, bisogna farne un'altra perché non è venuta bene. Io lo sapevo che invece era venuta bene la lastra, non c'era più niente. E allora mi hanno chiesto tutti cosa avevo fatto, cosa avevo fatto, e io ridendo, ridendo, ci ho detto: io ho fatto la cura del cavolo e sono stata bene. Non lo so se è stata la cura del cavolo, se è stata questa gran voglia di guarire, se è stata questa signora, io non lo so. Però io la mano la muovo e la muovo bene e ci lavoro tanto. Questa cosa qui mi ha appassionato molto perché vedendo il risultato mi sono appassionata a andare da questa signora quando faceva queste riunioni. Lei, questo cenacolo, lei lo faceva tutte le sere, ma io avevo ripreso a lavorare e potevo andare solo una volta alla settimana. E di lì ho cominciato a capire tante cose. Ho cominciato a... La signora voleva sempre che io mi sedessi accanto a lei in questi cenacoli, perché mi diceva che io ero la sua figlia spirituale. E piano piano ho cominciato a lasciarmi andare. Le prime volte avevo paura anche perché non sapevo niente di queste cose. E ho cominciato a vedere e a sentire anche quello che gli altri non sentivano e non vedevano. Addirittura qualche volta mi sentivo che mi si staccavano i piedi dal pavimento e avevo paura perché poi nel frattempo la signora poi continuava a farmi leggere per documentarmi, per capire, perché io volevo sempre sapere perché, perché. Poi una sera è tornato dalla signora in trance questo frate e mi ha parlato, mi ha detto, mi ha chiesto come stavo e gli ho detto che stavo bene e lui mi ha detto: ora come io ho guarito te devi guarire gli altri. Io dissi: no, assolutamente, io no. Non sono la persona così pura come potrebbe essere qualcuno che fa queste cose. E lui mi ha detto: no, te lo devi fare. Io sono stata 5 anni, 5 anni, prima di acconsentire, di dirgli sì, perché avevo paura, perché non mi piace illudere, perché
facevo un lavoro pesante, ma dovevo farlo perché era necessario in quel momento. Non potevo lasciare il lavoro e poi non mi sentivo degna di fare una cosa così. E invece le cose piano piano si sono sviluppate da sole. Ha cominciato a venirmi gente a casa senza aver detto niente. Io come è possibile una cosa così? Non lo so. Io quando mi veniva la gente non sapevo cosa fare, ma cosa faccio? E queste voci che ormai mi facevano compagnia già da anni, mi dicevano cosa dovevo fare. La mia prima esperienza è stata un fuoco di Sant'Antonio, un herpes. Molto forte, non avevo mai visto io una cosa del genere, non sapevo nemmeno cosa era, fortunatamente. Le ho detto: ma cosa devo fare io? Le mie mani sono andate da sole. Ci sono stato un tempo che non so definire. Può essere stato 10 minuti, mezz'ora, non lo so. Poi la voce mi ha detto cosa dovevo fare dopo. Io l'ho fatto. E questa persona non aveva più niente. Ancora oggi io mi stupisco perché sono cose incredibili. Poi sempre questo frate è tornato e mi ha detto che questo è il mio compito. Oltre a ricevere messaggi che non sempre arrivano perché non sono un jukebox, l'ho detto mille volte, i messaggi arrivano da soli quando vogliono e come possono, perché ci sono tantissimi medium molto brave e io non posso paragonarmi a loro, io sono molto più acqua e sapone. Non ho voluto neanche studiare perché secondo me questa è una cosa, è un dono che mi hanno voluto dare. E come mi hanno detto, come ti sei guarita, ti devi aiutare. Ci sono certe patologie che non si possono curare, però si può aiutare. Si può levare un po' di dolore. E questo secondo me è una cosa importante. E queste cose vanno fatte col cuore. Cerco di aiutare tantissima gente. Io ho bisogno solo di una fotografia. Ma non per posta, mi va benissimo. Su WhatsApp va benissimo, tanto la vedo solo io, no? Di una persona vestita, perché non ho bisogno del nudo. In questo momento sto curando una cosa molto importante a una persona, per quanto riguarda la pelle. Sono diventata nonna di tantissimi bambini perché mi mettono la fotografia delle future mamme, magari che hanno difficoltà a rimanere in stato interessante. Poi con qualche applicazione
nascono questi bambini e ce n'ho diversi. E questo mi fa piacere tanto perché io sono una nonna di due bimbe, però ora ce n'ho tante, eh. Ce n'ho tante altre bimbe, bimbi, e uno dovrebbe nascere anche a giorni, sicché ne avrò uno in più. E lo dico e lo ridico e lo ridico, io non chiedo niente, né per me né per nessuno. Io sono certo tutto quello che mi viene regalato, mi è stato regalato di tutto. Quest'anno poi siete state fantastiche, mi siete voluti stare vicine. Questo anno per me è stato, no, 23 è stato bruttissimo perché mio marito è andato via dopo una lunga malattia, lunga, non neanche tanto, però ho cercato di aiutarlo in tutte le maniere, ma purtroppo questa cosa è andata avanti. Mancava pochissimo che si festeggiava i 50 anni di matrimonio. E mi siete stati tutti tanto vicino. E questo io vi ringrazio tanto, tanto, tanto. E lo dico e lo ridico, io non ho mai chiesto una lira a nessuno. Questo lo voglio proprio dire e sottolineare. Nell'oltre, ogni tanto vedo delle cose, le avevo viste prima, avevo visto delle cose, però ogni tanto mi fanno vedere qualcosa di nuovo dell'oltre. Io ho detto tante volte che nell'oltre c'è una scala e c'è la scala perché l'ho vista, c'è la scala. E non lo dico solo io, altri medium l'hanno vista. E chi non l'ha vista, pazienza. Vuol dire che ha altre cose da vedere che io magari non vedo, e sicché chi ha un dono, chi non altro. Io non voglio assolutamente sminuire nessuno. Io l'ho vista. E a volte ho dei messaggi, mi arrivano, e appena mi arriva un messaggio io lo trasmetto, perché è una cosa giusta secondo me. Non si può nemmeno dire voglio un messaggio di questo, voglio un messaggio del mio figlio, di mio marito, del nonno, mi piacerebbe, è come se mi piacerebbe potervi accontentare tutti, però non è per tutti uguale. E non è che tutte le entità possono venire da me, perché anche loro hanno i suoi preferiti. C'è chi si manifesta con la scrittura e io non sono capace. L'avevo fatto una volta la scrittura, ve lo dico proprio, e mi era venuta una persona importante e mi ha detto delle cose importanti e io ho avuto tanta paura perché poi quelle cose sono risultate vere e io ho chiesto di non farla più e non ho più fatto, non si sono più manifestati in questa maniera. E c'è chi fa con la psicofonia, che è bellissimo, ma io non sono capace. Ci vuole tanta pazienza a fare quel lavoro lì. Io non ce l'ho pazienza, non posso stare tanto tempo così.
A me quando possono, quando vogliono, quando mi scelgono. A volte si manifestano tramite il mio angelo custode, la mia entità che mi sta sempre vicino. A volte si manifestano a lui e mi ridice. A volte li so distinguere bene, ma non sempre. A volte vedo come erano vestiti, come si pettinavano, ma non è sempre uguale. Non lo so se dipende da me o se dipende da altri. Con la mia guida sì, parlo spesso. Parlo spesso perché mi dà dei consigli, mi dice cosa devo dire. E cosa devo tacere? Perché bisogna anche saper tacere. E cerco di aiutare il più possibile. Sono passati tanti anni, io sono sempre la solita. Non sono nessuno. Ma cerco di aiutare il più possibile. Se avete bisogno, non faccio miracoli, non prometto la luna, però posso aiutarvi. Sì, Laura. Io questa scala l'ho vista e vi dico anche un'altra cosa, che non esiste l'inferno. No, questa è una. Questo me l'hanno detto proprio le entità, eh. Non. Non esiste l'inferno perché quando andiamo nell'altra dimensione, non voglio usare la parola morte, si va in un'altra dimensione. E meno male mi dai ragione, Cristina, no? Perché mi hanno preso per. Lasciamo perdere, va. Comunque, io l'ho vista, l'hai vista anche te, l'hanno vista tante persone, grazie. Grazie per questa conferma, perché non sono né bugiarda né scema. Ok, grazie, grazie mille Cristina. Non esiste l'inferno, esiste questa scala. Quando si va nell'oltre, si passa questo tunnel e poi c'è questa scala. Quando si va di là, ci fanno vedere quello che abbiamo fatto di qua. Tutto, tutto il bene e tutto il male, ma anche le piccole cose. E quando ogni volta che noi ci rendiamo conto che abbiamo fatto un errore, che abbiamo fatto qualcosa di sbagliato, volendo o non volendo, perché a volte si fanno degli errori senza volere. Si sale uno scalino. Questa scala è lunga, è una bella scala lunga. Però il Signore perdona tutti. Perdona anche le persone che non vogliono più stare in questa vita, in questo mondo qua. E i suicidi, gli omicidi, ci vuole un po' più tempo per loro perché c'è chi si pente subito e chi ci vuole un po' più di tempo, però poi si pentono tutti di quello che hanno fatto.
il Signore li accoglie tutti. I bambini e i giovani non hanno bisogno della scala, loro hanno l'ascensore. Appena vanno di là, specialmente i bimbi, piccoli o grandi, vanno diretti nella luce, perché sono talmente puri che il Signore li vuole subito con sé. Non hanno bisogno di pentirsi di niente, non hanno niente da pentirsi, sono tutte anime. Sono già angeli che avevano bisogno solo di essere reincarnati per essere puri, per essere subito su col Signore. Io non sono una mangiapile, eh? Io credo molto, credo nella preghiera, ma non credo in tante cose della Chiesa, tante cose vecchie, tante cose che non usano più, che ci hanno inculcato perché per farci paura di tante cose. Ma perché? Perché non c'è tante cose che non vanno bene, ma non da ora, da sempre. E allora Oh, bene, Carmen, fa piacere. E ti sei reincarnata perché non avevi finito il tuo percorso, perché quando siamo di là poi ci viene chiesto se si vuole rimanere qualche scalino sotto o se si vuole proseguire l'ascesa. Se si vuole proseguire, allora ci reincarniamo. Ma non è che si va di là domani o stasera e poi domani mi rincarno subito. No, no. Anche perché di là non esiste il tempo. Poi un giorno, un mese, un anno, 10 anni, la stessa cosa. Non c'è l'orologio. E questo è importante. Poi, siccome mi hanno detto di parlare anche delle cose che avevo già detto, ho insegnato a tutti a fare la candela per essere sicuri che nell'oltre i vostri cari vi vedano, vi sentano, perché loro ci vedono, stanno male. Loro stanno male quando noi non accettiamo il loro viaggio, perché io lo chiamo il viaggio. Quando, prima di nascere, ci fanno firmare un contratto, il Signore ci fa firmare un contratto dove si sa quando si nasce, si sa quando si torna di là. E però quando al momento della nascita noi non ce lo ricordiamo, e sicché poi dopo bisogna noi pensare a cercare di far del bene. Purtroppo oggi come oggi c'è tanta cattiveria e bisognerebbe cambiare tanto. Con questo vi volevo dire della candela: se voi prendete una candela, possibilmente chiara, l'accendete davanti a voi, dove non ci sia corrente d'aria, dove magari siete tranquilli voi, accendete questa candela e pensate a una persona che magari avreste bisogno di sapere che c'è. Allora la candela
l'accendete e ve la mettete davanti. In questa candela cercate di parlare o con la voce o con la mente. Se la candela comincia a muoversi a destra e a sinistra, vuol dire che non siete soli in quel momento, perché se siete soli la candela rimane ferma. E quando, se la candela si muove e volete fare una domanda, certo non sono domande da risposte lunghe, sono domande che potete fare e che la candela vi può rispondere con un sì o con un no. Allora, quando la candela alza la fiamma, in genere la candela ha la fiamma così, no? Quando la candela si alza con la fiamma è un sì. Quando la candela rimane ferma, piccola, è un no. Molte volte, dentro la candela, dentro lo stoppino, dove c'è proprio la fiamma, si forma o un cuore o un viso, un volto. E nel volto vedete chi c'è, ma si vede. L'ho fatto qui a una signora. E molto credente, molto tutto, però non era mai riuscita a vedere niente nella candela, e l'ha fatto qui e è venuto fuori suo figlio, ma proprio si vedeva bene. Vedi Laura, vedi Laura che dico le cose giuste. Aurora, hai capito o te lo devo rispiegare? Se non hai capito, scrivimi. Ma è molto facile, basta accendere la candela, metterla davanti. Una candela, è meglio una candela chiara, perché porta più luce. Non possono venire a trovarci, perché? Perché magari sono impegnate a fare qualche altra cosa, magari sono impegnate a aiutare qualche altra anima che non accetta di essere di là, che non capisce di essere in un'altra dimensione. Non è facile per tutti capire. Io non volevo tornare. E mi hanno tirato giù a forza. Ma io la pace che c'era di là, l'amore che c'era nell'oltre, non c'è qui, non esiste. Nemmeno nella mia famiglia che ci vogliamo tutti tanto bene, ma non c'è quell'amore che c'è là. È un amore diverso. Grazie Anna, vedi? Dunque Aurora, io spero tu abbia capito, eh? Se non hai capito, poi mi puoi chiamare domani e te lo spiego ancora meglio. A volte lo vedo il mio spirito guida, Simona, a volte lo sento e più volte lo sento. A volte vedo un'ombra, non vedo proprio la persona. Spesso Vedo le entità, però non è la mia spirito guida e non gli ho nemmeno mai chiesto chi è, anche perché mi hanno detto che non lo dicono, ma non me ne importa. L'importante è che mi sia vicino, che mi aiuti. Se la fiamma va a destra e a sinistra, vuol dire che ci sono delle entità lì, capito? Che non sei sola, che in quel momento ci sono delle entità vicino a te, sia a destra, sia quando svetta a destra e a sinistra, vuol dire che c'è dell'entità.
Ti rispondono solo se allunga la fiamma. Se la fiamma si allunga è un sì, se la fiamma rimane ferma è un no. Come mi puoi chiamare? Se sei su qui, vuol dire che sei su Facebook. Se non hai l'amicizia, me la chiedi. E poi è tutto diverso. Mi puoi chiamare anche con WhatsApp. Ma io forse non sono. Te chiami gli arcangeli. Probabilmente io non sono degna degli arcangeli. Non sono mai venuti da me. Forse no. Non lo so come mai. Vanno da tanta gente, da me no. Vuol dire che non me lo merito. Questo è facile dirlo, eh? Non siamo tutti così allineati. Certo, Rita, nell'oltre si sta bene. Non c'è la cattiveria che c'è qui. Non c'è il dolore. Man mano che si sale questo scalino, c'è sempre più amore. Sì, Santina, anche su Messenger. Non ho capito, il messaggio mi è partito. Tanto se non vi rispondo ora, poi tanto questi messaggi rimangono per un mese e prima o poi rispondo, eh. In questo momento messaggi non ce n'è. No, la candela non si è mai spenta. E sarebbe meglio anche spingerla con le dita invece che soffiare. Grazie, Ilaria. Vedi, Leonilda? Non è per tutti, ma non importa. Anche gli angeli vanno bene. E poi io 2 anni fa ho avuto l'abbraccio di un angelo, ve l'ho detto, no? Per chi non lo sa, allora, 2 anni fa sono scivolata. Sono scivolata dalle scale e mi sono fatta male. Mi sono fatta male perché schiacciato le vertebre, non muovevo più le gambe, sono stata ferma ferma 15 giorni. Poi mi hanno portato a fare delle analisi a Livorno, ero sull'ambulanza perché non stavo neanche seduta, appena provavo a muovermi sveniva dal dolore. Mi hanno portato con quell'ambulanza. Siamo partiti che pioveva forte. Siamo arrivati a Livorno, non pioveva, ma il cielo era nero, nero, nero. Siccome c'ero già andato una volta e poi era rotta la macchina della TAC, sicché prima di scendermi, mia figlia e un operatore sono andati dentro la clinica per sentire se era tutto a posto, se potevano scendermi. E sono stati via un po' di tempo. A un altro operatore che era lì vicino, gli ho chiesto se, dice, vado più avanti, vado a fumare una sigaretta. Dice, sì, per piacere, siccome laterale a me, proprio laterale, non il portellone di fondo, ce n'era uno anche laterale, gli chiesi se
poteva aprirmi il portellone perché avevo bisogno d'aria. E questo ragazzo me l'ha aperto e si è allontanato. Io guardo il cielo, era nero, 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 però non pioveva. A un certo punto si è aperto questo cielo, tutto un tratto, è venuto un angelo, ma enorme, grande, bellissimo. Certo, non avevo né il telefonino, niente, perché non mi sarebbe servito, ma era da fotografare. E ho detto io, Angelo, aiutami, perché io così è una cosa impossibile. Ho bisogno di essere io. Questo angelo è venuto vicino a me e con quelle ali grandissime mi sono sentita avvolgere. Era come se fossi che mi avesse abbracciato. Non ci crederete. Mi hanno portato a fare questa lastra. E mi sentivo tranquilla, mi sentivo tranquilla. Però non ho detto niente a nessuno. Mi hanno riportato a casa, mi hanno rimesso nel letto. Si vede il viaggio sull'ambulanza, le scosse e tutto. Sono arrivata a casa con un dolore. Mi sono messa a piangere dal dolore, non sapevo più cosa fare. Quel giorno lì è venuto l'angelo e poi è venuta un'altra entità che già un'altra volta mi aveva aiutato. È venuto in fondo al letto che avevo Padre Pio. Serio. Mi ha guardato, mi ha preso la mano e mi ha sorriso. È sparito. Dopo 5 minuti ho sentito le gambe muoversi. E questa è un'altra prova che ci sono e che ti aiutano sempre. Perché poi mi è stato detto, te non puoi star ferma, te devi andare avanti. La tua missione non è finita. E per me è una missione molto molto bella. E cerco di farla il meglio possibile, come posso. Certo, non ho più 20 anni, però cerco di fare del mio meglio con tutti e con tutto. Io porto rispetto a tutti e lo voglio, lo pretendo, questo sì, pretendo il rispetto perché io lo porto a tutti. Non voglio né del lei né del voi, a me dovete darmi del tu perché sono una povera nonnetta, ma che però il rispetto sì, non chiedo altro. E ora proviamo a leggere qualche messaggio. Vedi, Franchina, anche te l'hai visto. Buonasera Rosalba, Rita, Santina. Ah, che bello. Se avete qualche volta. Roberta, hai sentito il profumo di Padre Pio? Perché lui amava tanto le rose. No, 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 non sono unica. C'è tantissime, tantissime persone molto più brave di me. Io mi accontento così, va bene così. Certo, Elisabetta. Scrive
scrivimi poi in privato, mi dici che problema hai, se posso aiutarti più che volentieri. Sapete però che non dipende da me, eh? Io sono solo un tramite, eh? Grazie, Andrea. Bene, Roberta, sono contentissima per te. Bene. Anche Santa Rita. Sì. Grazie, ciao Lucia. No, Elena, non lo disturbi se lo pensi. L'importante è che tu accetti il suo viaggio, tu possa pregare per lui in qualsiasi maniera che tu lo voglia fare. Devi pensare che lui ora è in viaggio, ma sta bene. E non vuole, cioè, capita anche a me ogni tanto di sfogarmi, di fare un bel pianto, però poi dopo basta, perché loro se ci vedono piangere, perché loro ci vedono, anche se sono di là, ma loro ci vedono, loro stanno male, quando sentono che noi si sta male, stanno male anche loro. È facile dirlo, ma bisogna trovarsi. E io capisco perché ci sono appena passata e anche il giorno di Natale, il primo Natale senza Stefano è stato pesante. Avevo i figli, avevo i nipoti, però mancava lui. Però so che ora sta bene. Succede che ci sono i sogni premonitori. Ma non solo i sogni, a volte ti parlano così. E Roberta, che cosa ci guadagni a piangere? È 2 anni che piangi. A cosa serve? A rovinarti gli occhi. Lei la fai star male. Allora non li vuoi bene. E come io, non vado volentieri al cimitero, no. Anzi, quando ci vado sto proprio male. Perché io e mio Stefano ce l'ho qui. A volte lo sento. Mi è capitato di sentirlo respirare. Però so che sta bene ora. Sapete, dormo con la sua carta d'identità in mano, perché io me lo sento più vicino. E il posto a tavola che manca è vero. Ma io tengo la fotografia sua sul tavolo. Ma ora, nell'oltre stanno bene, non hanno più dolore, non hanno più niente. Io ho visto il dolore, l'ho visto. E vi dico anche la verità. Quando ho visto che non c'era più rimedi, me lo portassi via. Oh Signore benedetto. No, ma perché?
Oh, meno male, via. Ecco, meno male, meno male. Perché io vedevo. Vedevo tutto. Vedevo che qui andava avanti. Sì, però non ci sono i palazzi, io non li ho visti i palazzi. Meno male. Io non ho visto palazzi, non... ho visto solo questo grande prato, questa luce. Ho visto degli alberi belli, ma un verde, un... dei colori così, così vivi, così bellissimo. Ancora un'altra volta bloccato, no, eh? No, no, no. Allora. Poi volevo dire anche. Avevo già detto tutto quello che volevo dire, che mi importava, l'avevo detto, e chi vuol capire ha capito. Fatemi qualche domanda così vi rispondo, perché il tempo passa. Dunque, avevo fatto l'ultima diretta l'8 di dicembre e ora siamo al 9 di gennaio. Io spero il prossimo mese di rifarlo. E tanto mi daranno tempi giusti. Chi vuol venire a trovarmi può venire. Chi mi vuole, no, non abbiamo il corpo di là, però ci riconosciamo bene. Ma qualsiasi preghiera basta fatta col cuore, non importa il rosario, basta che tu ne dica una, ma detta veramente col cuore, veramente con amore. Vedi, Barbara, sono contenta. Quando devo chiedere qualche cosa, lo contatto io, se no viene lui da me. Vicino a Pisa abito. Grazie, Anna. No, sono una nonnetta. Dunque, riguardo la foto. Sì, si può, Daniela, si può provare a aiutarla, sì. Si può provare tranquillizzarla, si può provare a dare un po' di fiducia. Ecco, stasera non c'è la signora Katia, che io volevo fargli vedere come mi stava bene la sua collana, uno dei tanti regali che ho ricevuto quest'anno. È stato un anno pieno di regali. Grazie, 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 grazie a tutti. Certo che ci vedono e stanno male se vedono che noi si sta male, che non accettiamo. Anna Bari, magari mandami,
nome dei tuoi genitori. Intanto potresti fare la candela, che con quello un segno te lo danno subito, eh. No, non l'ho visto il film Nosso Lar. Un giorno lo vedrò. Ho visto Ghost. Per quanto possa essere assurdo, è bellissimo. È bellissimo perché in tante cose proprio mi ci sono ritrovata. Vedi, vedi Barbara, non va bene piangere, non vogliono perché poi stanno male anche loro. Angela, Angela, l'ho spiegato 100.000 volte la candela. Allora devi accendere una candela, te la devi mettere davanti dove non c'è corrente d'aria. Devi pensare intensamente a con chi vorresti un messaggio. Se la candela sta ferma, vuol dire che non c'è nessuno. Se la fiamma sta ferma, non la candela. Se la fiamma comincia ad andare a destra e a sinistra, vuol dire che c'è qualcuno vicino a te. Un'entità. Poi ti fai la domanda, la puoi fare o mentalmente, tanto loro sentano, o anche a parola, come ti credi. Se la fiamma si allunga è un sì, se la fiamma rimane ferma è un no, e tante volte, non sempre, però tante tante volte, dentro proprio la fiamma, devi guardare proprio dentro la fiamma, si può formare un cuore o un viso e te lo riconosci. Simona, io non prometto, però ci provo. E mandami la foto. E tanti tanti auguri di vero cuore. Oh, vedi Leonilda, quel bimbo che mi dicesti, eh? Povero, povero tesoro. Sarà sicuramente un bell'angioletto. Ci credo, Leonilda, ci credo. Anche te, Irene, prova. Daniela, che piacere. Se non sei tanto lontana, vieni a trovarmi. Leonida è quella che mi hai scritto ieri, vero? Ok. Beh, ve lo dico già ora, ora mi è venuto in mente una cosa. Ora tanto poi Enrico mi dirà quando si rifà la prossima seduta, la prossima diretta, perché può darsi che per una volta non mi vediate, ma perché dovrò fare un interventino, ma niente di che, niente. Ma tanto penso che non sia una cosa che
che mi danno l'appuntamento subito, sicché. Mandamela su WhatsApp la foto. O su Messenger. Dove vuoi. Anna, non si sa mai, magari a febbraio. Va bene. Allora, Enrico mi ha confermato, a febbraio abbiamo un altro appuntamento. Cercate di farvi, di appuntarvi le domande che mi volete fare, così si guarda se non so tutto, ma magari qualche cosa so rispondere. E magari ci saranno anche dei messaggi, ma quelli ve li invio privatamente, perché per avere dei messaggi non è che ce l'ho così. Io bisogna che sia tranquilla, che sia rilassata, che faccia un po' di meditazione. Poi c'è chi viene, c'è chi no, come ho detto prima. C'è chi si manifesta più con una diretta, cioè chi si manifesta come tramite. Che mi arrivano a me direttamente nell'orecchio, o a volte che li posso vedere, però possono anche venire con la scrittura automatica e io non la so fare, possono venire con la psicofonia e io non la so fare. Possono venire col tavolino. Possono venire con la tavola, quella lì iurvedica, non so come si dice, però sono cose, quelle lì non fatele se non siete protetti, perché non è un gioco. Queste cose qui non si fanno per gioco. Anche le sedute medianiche non si fanno né per gioco né per cercare i numeri all'otto. No, no, no. Dall'oltre queste cose non le dicano, non le dicano. Ti può venire un sogno e te lo dicono, ma per gioco così no, perché queste sono cose serie. Sono cose da fare con tanto rispetto. Oh, che bello, Barbara. Bello, bello, bello. Bene. Anna Maria, prova. Io provo. Non assicuro il risultato, però perlomeno ci provo. E poi mi senti, perché quando io faccio queste cose, chi riceve mi sente. E poi vi dico subito che vi viene un gran sonno. Tutto quello che non ho io vi viene a voi quando vi faccio la prano, anche solo tramite fotografia. Ecco, quella lì. Non è un gioco, Aurora. Va. Sì, tanto lo fanno per gioco, poi rimangono impauriti, poi no. Sì. Io ho tanta fede e questa fede mi è venuta dopo il viaggio.
perché dovete sapere che in casa mia erano molto, si dice, baciapile. Se non vai alla messa non puoi fare quello, se non fai questo non puoi fare quell'altro. E io ero religiosa per modo di dire, perché poi al momento che mi sono sposata, che sono cambiato casa, ho cambiato proprio paese, ho fatto un'altra vita. E andavo a messa quando non sentivo la voglia e il bisogno. E adesso uguale. Non è che io devo andare alla messa perché è domenica e devo andare alla messa. No. Io vado quando ne ho voglia. Però, secondo me e secondo quello che mi è stato detto, e con questo non voglio passare il limite, si può pregare benissimo anche in casa. Io lo faccio quando sono sola, perché ne sento proprio la necessità. Mi viene proprio spontaneo. Mi viene una cosa spontanea, ma non per dovere. Ecco, è diverso il dovere dal piacere. Lo faccio per piacere. È un'altra cosa. Ricordatevi di non pregare per voi, ma dovete pregare per il prossimo. Dovete pregare anche per quelle persone che non te lo meriterebbero, anche per le persone disoneste, anche per le persone cattive, quelle hanno più bisogno. Bisogna pregare anche per chi è in carcere, perché per loro c'è poca gente che prega. Invece sono quelli che hanno più bisogno. Perché se io prego per te e te poi preghi per un altro, è tutta una catena. È questo che è l'amore, è questa che è la cristianità. Aurora, mi dispiace. Hai visto? Ti viene sonno? Lo sapevo. Mi chiamano effetto camomilla. Perché Daniela ti stai rilassando. E ti dispiace che ti viene sonno? Magari mi venisse a me. Magari mi venisse a me. E invece voi dormite. E io no. Bene, Anna Maria. Sono contenta. Cerca però di bere un po' di più. Sì, Anna Maria, è possibile. Ti immagini se avessi avuto la foto? Aspetta, dimmi cosa senti adesso.
Mica ti addormenti, eh? Anna Maria, cos'hai sentito? Può essere. Può essere della zia. Ma te rassicurala che andrà tutto bene. Non hai sentito niente alla testa, Anna Maria? Bene, bene, bene. Barbara, dipende dov'è il problema. Anna, la ruota gira. Si pentirà tutto insieme. Non mandargli maledizioni, no. Non lo fare. Non lo fare perché poi starà già male per conto suo. Se non è ora. Poi, anzi, povero uomo, quanto dovrà patire poi. Tanto i tuoi figli stanno crescendo, saranno già cresciuti. Simona, scrivimi poi in privato. Mi dispiace, Barbara ci picchia. Va bene. Però anche se c'è una malattia importante, non è che io vi posso aiutare più di tanto, eh. Però non scoraggiatevi mai perché la medicina va avanti, perché bisogna avere sempre fiducia e prendere le cose tutte a cuore aperto, non lasciarsi sopraffare dalla paura. No, 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 la paura non aiuta a niente. Invece c'è bisogno di avere fiducia in tutti. Daniela, sì. Sono tutti insegnamenti che si ricevono sia dal bene che dal male. Angela, scrivimi poi in privato, eh?
perché insomma le cose si parla meglio. Beh, c'è tante cose che ci fanno star male, come? Però bisogna intanto pensare che non tutto quello che viene fatto e detto magari viene detto in un momento di rabbia e questo a volte le cose vengono dette con la bocca ma non col cuore. Bisogna saper perdonare. Anna Maria, non dipende da me. Io non sono nessuno. Però, però, no, 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 parlatemi di diete perché io non ne so niente e avvaletevi sempre, sempre, sempre del dottore. Sempre. Non smettete mai una cura che non sia ordinata dal medico. Mai. Se viene data una cura, fatela finché il medico dice basta. Non date retta né a me né a nessun altro. Il medico ha studiato, il medico sa come fare, il medico ti sa curare e consigliare. Io ti posso solo, solo aiutare e niente altro, ma mai smettere una cura. Interviene padre Astolfo perché mi ha dato questo compito, perché lui ha guarito me e io devo aiutare, no? Non voglio dire guarire, assolutamente no, ma devo aiutare a far star meglio. Perché chi guarisce sono i medici, i chirurghi, le attrezzature, tutti i macchinari, ma niente altro. Io posso solo aiutare. Posso aiutare i bambini, però sempre dopo il medico. Sì, Anna Maria. Sì. Ora durante la diretta no, Barbara, però magari domani, eh? Io vi ringrazio tanto. Stasera siamo stati tantissimo tempo. Enrico, non mi brontoli mica, vero? Sono stata più del solito. Speriamo di aver fatto qualcosa di utile. Io vi do appuntamento al prossimo mese. Sono stata molto, molto, molto contenta di essere stata in vostra compagnia. Vi ringrazio tanto. E vi do la buonanotte. Grazie Enrico, grazie mille a te e a tutti i relatori, tutti quelli che ti aiutano. Grazie, grazie, grazie.
Buonanotte e dormite bene. E anche io vi voglio bene. Grazie.